a blowtorch burning. I was a key that could use a little turning. So tired that I couldn't even sleep. So many secrets I couldn't keep. Promised myself I wouldn't leave. But one more promise I couldn't keep. It seems no one can help me now. I'm in too deep, there's no way out. This time I have really led myself astray. Runaway train, never going back. Long way on a one-way track. Seems like I should be getting somewhere. Somehow I'm neither here nor there. Can you help me remember how to smile? Make it somehow all seem worthwhile. How on earth did I get so jaded? Life's mystery seems so faded. I can go when no one else can go. I know when no one else knows. Here I am just a drowning in the rain. With a ticket for a runaway train. And everything seems cut and dry. Looking for a spark, oh Lord. Longing for the day, can't you show the way? We can achieve it. Come
Signore vi benedica, o giovani sposi. In questo giorno vogliamo ringraziare il Signore per voi, o giovani sposi, con una preghiera. Una preghiera in alzo a te, Signore, per questi cari sposi che sono davanti a te. Tu li hai destinati l'uno per l'altro, falli camminare nel tuo volere. Il Signore, Egli vi ha uniti nei vincoli Suoi d'amore. Grandi cose Egli vi darà se in Cristo camminerete con fedeltà. Se tu amerai il Signore, tu avrai delle gioie. Tu avrai dei bambini che saranno la gioia in tutto il tuo cammino. Vigna fruttifera la tua moglie sarà se tu l'amerai con sincerità. O sposa di bianca veste senza macchia, seppure candida tu sarai, il cuore di tuo marito si fiderà di te. Tu non avrai già mai mancamento alcuno. C'è chi cerca ricchezze e lodi qua giù, ma ricordatevi che la casa le edifica solo Gesù. Case e sostanze, Salomone dice, sono l'eredità dei padri, ma dal Signore viene la moglie prudente. Essa si cingerà i lombi di forza, il Signore fortificherà le sue braccia, ella considererà i viandanti della sua casa e non mangerà il pane della pigrizia. I tuoi figli si leveranno e ti predicheranno beata, anche tuo marito, e anche egli ti loderà dicendo, molte donne si sono portate valorosamente, ma tu le sopravanti tutte. Seppure questa vita non vi darà ricchezze, e malgrado le lotte che incontrerete qua giù, se in Cristo Gesù vi confiderete, non più tempeste, ma pace celeste, la magna sera Gesù vi darà. La grazia è cosa fallace, la bellezza è cosa vana, ma l'uomo e la donna che hanno il timore del Signore sono quelli che saranno lodati. O sposi cari, che in questo giorno siete venuti davanti a me al mio altare, vi dico, figli miei, amatevi, tenete fisso a me il vostro sguardo, ed ecco, io vi apro la mia mano e vi congiungo in questo giorno. La mia grazia sia su di voi e sui vostri figlioli, che soltanto a me dovrete voi portare. La mia benedizione è quella che vi arricchisce e vi solleva nel momento triste. Vivete in pace come io ve l'ho comandato, o voi che fate parte del popolo mio amato. Alzi l'Eterno la luce del suo volto verso di voi e vi stabilisca la pace. E mettete il mio nome sopra i vostri figlioli ed io vi benedirò. O giovani sposi, che nati alla presenza di Dio, sfruttatori di tutti i cuori, siete oggi venuti per essere congiunti nel santo stato del matrimonio da Dio ordinato. Pace a voi e carità, conferita da Dio nostro Padre e dal Signore nostro Gesù Cristo, benedetti in eterno. Amen. Sì, amen, poiché Egli dal principio, avendo create tutte le cose, fece pure noi e disse, l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si atterrà alla sua moglie, e i due diverranno una stessa cosa. Perciò oggi dice l'Eterno, rallegratevi, e da capo vi dico rallegratevi, rallegratevi del continuo del Signore. E venite, rallegratevi, attingete con allegrezza le acque della fonte della salute. Sì, certo, poiché il vostro aiuto viene nel nome del Signore che ha fatto i cieli e la terra. Poiché gli dice, figli miei, meglio vale per voi un piatto d'erba dove c'è amore che di quel ingrassato dove non c'è amore. Poiché l'amore è forte, sì, l'amore è forte come la morte. Molte acque non potrebbero spegnere quest'amore, né fiumi non danno. Se alcuno desse tutte le sostanze di casa sua per quest'amore, non se ne farebbe stima alcuna. Quando le ombre scure di questo mondo triste vorrebbero offuscare la vostra pace e gioia, ricordatevi di Cristo. E del suo sangue sparso per voi e per i vostri figlioli, gridate a Lui nel lì della distretta, ed Egli si leverà repente e vi darà soccorso e vi dirà per sempre, io vi sarò vicino. Tenetevi per mano. Guardatevi negli occhi. Ed insieme ringraziate l'Iddio del vero amore. Io sono con voi, figli miei, dimorate in me ed io dimorerò in voi. Io sono il buon pastore e nulla vi mancherà, né il pane, né l'acqua della mia benedizione, né l'amor mio che supera ogni allegrezza, né la forza nel dì della debolezza. In ogni tempo io vi sarò vicino e vi terrò con me al fin del mio cammino. Possa tu come Rebecca crescere e fruttare, o cara mia sorella, che Dio deve amare. E tu come
Isacco, caro mio fratello, ringrazia il Signore per questo giorno bello. Amen. Amen. Questo mistero è grande, or io dico a riguardo di Cristo e della Chiesa, ma ciascun di voi così ami la sua moglie come se stesso, ed altresì la moglie riverisca il marito. Amen. Fin qui la preziosa parola di Dio. Come d'un incanto ci siamo per grazia ritrovati molti anni fa davanti a qualcuno che ricevette un ordine da parte di Dio, quello di portare alla sua propria famiglia la sua personale testimonianza, e la sua testimonianza fu talmente potente ed efficace che penetrò fino alla profondità del nostro cuore. Voi sposi, ora alzatevi. Mettetevi uno di rimpetto all'altro. Lopino, prendi l'anello della sposa e ripeti quanto io dirò, mentre guarderai alla sposa. Penso sia bene che l'anello tu lo metti nella mano destra, perché dovrai metterlo nella sua sinistra. Ripeti quanto io dico, fratello Lopino, mentre guardi alla tua Carla. Gloria al Signore. Io De Rosa Giuseppe. Io De Rosa Giuseppe. Prendo te. Prendo te. Benfenati Carla. Benfenati Carla. Per mia legittima sposa. Per mia legittima sposa. E prometto davanti a Dio. Alza gli occhi verso il cielo. E davanti a questi testimoni, guarda verso i testimoni, di essere il tuo leale, di essere il tuo leale e fedele consorte, fedele consorte, nella buona e nell'avversa sorte. Nell'avversa sorte. Questo anello, mostragli l'anello, io ti dono il segno perpetuo del nostro amore. Mettigli l'anello al dito e voi applaudite. Guarda verso tuo compagno. Io, Benfenati Carla. Sorella, non ti sentono quelle che sono in fondo. Alza la voce. Benfenati Carla. Prendo te. Prendo te. Giuseppe De Rosa. Giuseppe De Rosa. Per mio legittimo sposo. Per mio legittimo sposo. E prometto davanti a Dio. Alza gli occhi verso il cielo e davanti a questi testimoni girati di essere la tua leale e fedele consorte nella buona e nell'avversa sorte. Questo anello, mostragli l'anello, io ti dono In segno perpetuo del nostro amore. Mettigli l'anello al dito. Applaudite. Viene avanti con il peso. Ne deve più in là. Allora, vedete dove è arrivato. Prendete quella che non ci va da così.
Fratello, prendi la mano di tuo figlio. Sorella, prendi la mano di tua figlia. Mettete qui le mani degli sposi sopra le mie mani. Tutte e due avvicinate. Signore, ti siamo grati e riconoscenti come in questo giorno particolare nel quale tutti siamo coinvolti. Grazie per Pino e Carla, poiché essi sono tuoi, ti appartengono, sono tuoi figli e tu li guarderai e li benedirai. Benedirai altresì la loro casa e nel futuro darai loro ancora la gioia di abbracciare dei piccoli fanciulli che essi dedicheranno e consacreranno a te. Ti ringrazio per i loro genitori e per il resto dei parenti che qui presente e fuori sono partecipi della loro unione. Grazie perché tu sei il fedele testimonio e nessuno può ostacolare l'opera che tu hai per grazia iniziata. Così continua a suggellare nel cuore e ancora nella mente di questi cari giovani la tua perpetua volontà. Grazie per loro e per noi, mentre benediciamo il tuo nome, questi cari sono da te uniti, perciò è scritto: quello che Dio unisce, l'uomo non separi. L'uomo lascerà suo padre e sua madre e si atterrà alla sua propria moglie, e i due diventeranno una stessa cosa, talché non sono più due, ma una stessa cosa, che lo siano per mezzo di Gesù Cristo, durante la loro vita e il loro camminare insieme, che non si allontanino mai l'uno dall'altro, ma che si amino d'un amore puro e sincero, che non vi sia mai tradimento alcuno, né traviamento alcuno, non vi sia mai sotterfugio, né ipocrisia, né inganno, ma che l'uno all'altro parlino in verità e con carità. A te li affido, alla tua grazia infinita, nel nome di Gesù Cristo, nostro Signore e Salvatore, benedetto in eterno. Io, nella qualità di tuo ministro e servitore oggi, davanti a Dio, agli angeli, ai testimoni e a tutta questa assemblea, dichiaro Pino De Rosa e Carla Benferati marito e moglie secondo la legge di Dio e dello Stato. Applaudiamo il nome del Signore, che Dio vi benedica. Perché domani mattina abbiamo un culto speciale alle ore 10:30. Venite tutti, perché c'è posto per quelli che hanno fame e sete di udire la parola di Dio. Ora venite avanti, facciamo la cosa. Thank you.
cold in your little corner of the world.